Bene ragazzi, buonasera innanzitutto. Oggi è il terzo incontro del nostro modulo inerente l'autoimprenditorialità. Gli argomenti che affronteremo oggi, e poi se avremo tempo vedremo un attimino anche di terminare alcuni altri aspetti che non siamo riusciti a completare nelle due lezioni precedenti. Comunque, gli argomenti che vedremo oggi sono quelli inerenti appunto al terzo step, quello del management, dell'innovazione e le nuove tecnologie. Quindi oggi vedremo un pochettino di capire come è possibile gestire al meglio un'azienda che in un certo senso si occupa soprattutto di innovazione, quindi ovviamente siamo anche nel settore dell'ICT. E vedremo un pochettino, se riusciremo ad avere un po' di tempo, anche di capire come queste nuove tecnologie diventano fondamentali per il miglior rendimento possibile di un'azienda. Successivamente andremo poi anche a vedere di continuare nella nostra esercitazione inerente la compilazione del nostro ipotetico business plan. Ok? Quindi, passando subito alla prima parte, quindi l'argomento che affronteremo riguarderà proprio il management dell'innovazione, ok? Cioè l'innovazione che diciamo che corrispondenza stretta c'è tra l'innovazione e il cosiddetto knowledge management. Non vi dico cosa significa, come va interpretata questa espressione, la vedremo poi all'interno delle nostre slides. Allora, ovviamente dobbiamo partire da quello che è il concetto di innovazione, cioè che cosa intendiamo noi fondamentalmente per innovazione, soprattutto in quella che è l'era moderna, appunto in l'era del famoso Web 2.0. Sentiamo parlare di innovazione tecnologica, di innovazione a livello multimediale, a livello di rete, ma alla fin fine dobbiamo sempre partire da quelle che sono le basi anche del significato di un termine per poter capire anche in che modo noi questo termine lo possiamo interpretare in relazione a quella che è la realtà socio-economica in cui noi viviamo. Che cosa intendete voi per innovazione? Vediamo un poco. Cerchiamo un po' di capire da che tipo di concetto di innovazione avete. Sviluppo, cioè per te innovazione vuol dire sviluppo. Ok, poi? Trovare nuove risorse nel mercato. Sì, poi? Ancora? Dai ragazzi, c'è tanto da dire, dai, vediamo un po'. Nel momento in cui vi si chiede per te che cosa significa innovazione? Sviluppo, ok, individuazione di nuove, diciamo, di nuovi, come dire, nuovi strumenti, ok. E nell'ambito del nostro percorso formativo, cioè nell'ambito del self-entrepreneurship, cioè dell'autoimprenditorialità, che cosa potremmo intendere noi per innovazione? Nuovo mercato, ma io direi più che nuovo mercato, capacità di interagire con il proprio mercato in maniera diversa e quindi più innovativa. Ok? Vediamo un po'. L'innovazione è fonte innanzitutto di vantaggio competitivo, altrimenti non esiste il concetto stesso di miglioramento, di sviluppo, no? Un qualcosa innovativo quando mi dà un valore aggiunto, quando mi dà un vantaggio competitivo, in qualsiasi ambito io stia parlando, ok? Anche nell'ambito sportivo, ad esempio, una nuova tecnica di allenamento può essere una tecnica innovativa che può determinare un vantaggio competitivo nell'ambito di quella che è poi la vita di un atleta, no? A questo punto, ovviamente, parliamo di innovazione e molte volte
questo termine lo colleghiamo in maniera molto stretta al termine di invenzione, cioè un qualcosa è innovativa perché è stato inventato un nuovo modo di poter utilizzare quel qualcosa o di poter interpretare quella determinata cosa. Però tra invenzione e innovazione un po' c'è una grossa differenza, perché come vedete l'invenzione è l'atto creativo, no? Ok? L'innovazione invece è l'applicazione originale di un concetto, di una scoperta, di una invenzione. Quindi, da un lato abbiamo il soggetto inventore, dall'altro abbiamo il soggetto innovatore. Sono due cose diverse. Molte volte l'inventore non è anche innovatore, perché magari ha creato un qualcosa, ma non sa come applicarlo, quel qualcosa, per poter determinare quel vantaggio competitivo. Al contrario, l'innovatore è colui il quale invece fa sua una nuova teoria, un nuovo strumento, un qualcosa che prima non c'era, e lo utilizza per poter determinare un miglioramento, una situazione di vantaggio competitivo. Ovviamente quando parliamo di vantaggio competitivo ci raffrontiamo sempre, cioè c'è un raffronto che esiste tra noi e i nostri competitors, i nostri concorrenti, perché stiamo parlando ovviamente di impresa. In maniera ancora più specifica, come potete vedere, l'innovazione tecnologica è lo sviluppo per fini commerciali di nuovi prodotti o di nuovi processi, ma può anche essere il miglioramento di prodotti o processi già esistenti. Quindi qualcosa che è innovativo non è detto che sia comunque completamente nuovo, ma può essere utilizzato in maniera diversa. Essa quindi, per innovazione tecnologica, non è altro se non, che cosa vedete? Un miglioramento nel patrimonio delle conoscenze relative al processo di industrializzazione. Ok? Questo è qualsiasi settore noi operiamo, in qualsiasi ambito noi operiamo, servizi, produzione, nel sociale, qualsiasi settore. Un legame molto stretto tra il concetto di innovazione e il concetto di diffusione, perché se l'innovazione ha successo, cosa succede? Si diffonde dove? Sul fronte della domanda, e quindi sull'utilizzo, e anche sul fronte dell'offerta, c'è un'imitazione. Io scopro un metodo innovativo attraverso il quale promuovo un prodotto, offro un prodotto sul mercato, questo mi determina un aumento sicuramente della domanda, perché sempre più utenti chiederanno quel prodotto offerto o quel servizio offerto in maniera particolare o quel nuovo prodotto, ma anche aumenta il fattore imitazione all'interno del mercato competitivo. Ok? Nell'ambito tecnologico è lampante e chiaro: qualsiasi tipo di apparecchiatura noi andiamo a prendere, dai computer agli smartphone, noi vediamo sempre che c'è sempre un tentativo di imitazione, si viene a creare quasi una sorta sempre di mercato parallelo, tante volte, no? Legale e purtroppo anche illegale. Ovviamente va da sé che non tutte le invenzioni si trasformano in innovazione, ok? Questo è normale. L'innovazione che cos'è? Spesso è il frutto di tante invenzioni, ok? Per esempio, prendiamo l'automobile, no? L'automobile è costituita da svariate, infinite componenti, diciamo, dalla più piccola alla più grande. Parte dalla ruota per arrivare al motore a combustione interna, quindi non è altro se non un assemblaggio di diversi elementi, di diverse strutture. Ok? Beh, in questo caso l'innovazione, e quindi l'innovazione tecnologica inerente alla macchina, riguarderà un po' tutti i settori, no? Dall'elettronica alla meccanica e via dicendo. Sia dai settori emergenti che da quelli maturi. Quindi abbiamo preso l'esempio dell'automobile, no? Perché l'automobile è costituito da tante componenti, ognuna delle quali è il frutto di ricerca e sviluppo e produzione, no? E quindi automaticamente sono interessati diversissimi settori che comunque concorrono tutti insieme nello sviluppo del prodotto macchina. Quando noi parliamo di automobile innovativa,
Non è che intendiamo che l'automobile in sé per sé è innovativa, ma quel particolare modello di automobile è innovativo in quanto avrà qualcuno dei suoi elementi che è innovativo. È difficile trovare, no, un prodotto che sia innovativo in toto, a 360 gradi, per quanto riguarda tutti i propri elementi. Ok, è vero che la tecnologia avanza con passi da gigante in maniera notevole, però per quello che abbiamo visto anche nella giornata di ieri, nel mercato competitivo un'azienda, un'impresa, ma anche una piccola impresa che opera, un'impresa potreste essere voi un domani, nel momento stesso in cui trova una opportunità, ok, e quindi cerca di sfruttarla, automaticamente cerca anche di apportare un'innovazione in un determinato comparto di quella che è la sua sfera di, diciamo, di azione, no? E quindi automaticamente magari presenta un prodotto nuovo, che in realtà non è proprio nuovo, ma è presentato in maniera diversa perché ha una componente migliorata, innovativa, o eroga un servizio in maniera più innovativa. Però il servizio rimane magari sempre quello, ok? Se qualcosa non è chiara, mi raccomando, cioè, chiariamo un po' di dubbi, perché sono concetti che a voi servono e sono molto importanti. Quindi, innovazione tecnologica. Allora, la tecnologia, quindi, che cos'è? La base su cui si costruisce un'attività produttiva. Chiaro, no? Quindi, riguarda il come, quindi cosiddetto know-how, e il perché, il know why, realizzare una certa attività di sviluppo e di industrializzazione con certi risultati. Quindi, quando io svolgo un'attività produttiva, ok, la svolgo in un certo modo, utilizzando la mia risorsa che è la conoscenza, il know-how, la formazione, no? La conoscenza di quel settore. Però mi pongo anche da imprenditore delle domande, o meglio, cerco di rispondere alle esigenze della domanda, della clientela. E mi pongo quindi anche una domanda, ecco perché il know why, cerco di capire quali sono i bisogni da soddisfare in modo tale che io possa realizzare quell'attività di sviluppo e di industrializzazione con risultati ottimali per quello che faccio, ok? Quali sono invece i contenuti dell'innovazione? Quindi l'innovazione tecnologica, come vedete, può riguardare le tecnologie di prodotto e di produzione. Ma parlare di innovazione tecnologica significa anche parlare molte volte di innovazione a livello di marketing, ok? A livello organizzativo, o comunque a livello proprio di organizzazione delle strutture o dei processi aziendali, ok? Si parla tanto del termine marketing, no? Ma che cosa significa marketing secondo voi? Che cos'è il marketing? Pubblicità. Pubblicità. Non solo pubblicità. No, tutti quei processi, quelle cose che... Quando un'azienda dice è necessario che sia predisposto un piano di marketing, che è un piano operativo alla fine, un piano di marketing, secondo voi che cosa vuol dire organizzare un piano di marketing? Pensi che siano tutte quelle decisioni che vengono fatte per appunto di far fruttare meglio l'azienda. Quindi quelle decisioni che comunque riguardano, lui diceva, no, pubblicità. La pubblicità è un aspetto, ok? Quindi individuare una valida strategia di marketing significa individuare una valida strategia attraverso la quale promuoversi. Che non vuol dire soltanto semplice pubblicità, cioè la promozione non è solo pubblicità, ma la promozione è anche interrelazione con gli altri stakeholders, come abbiamo chiamato l'altro giorno, cioè tutti gli altri soggetti che sono interessati alla mia azienda, o in maniera diretta o in maniera indiretta, quindi creare delle sinergie con loro. Creando queste sinergie, io pure comunque adotto una strategia di marketing, promuovo la mia attività, ok? Non solo come pubblicità. Poi andremo a vedere che ci sono determinati paletti fondamentali nelle strategie di marketing che vengono definiti leve di marketing, no? Le famose 5 leve del marketing.
e questo lo vedremo in seguito. Quindi, le tecnologie di marketing, quindi i contenuti dell'innovazione comprendono le tecnologie di, possono interessare le tecnologie di marketing, le tecnologie organizzative. Un'azienda può anche essere innovativa o diventare innovativa solo ed esclusivamente riorganizzandosi in maniera più tecnologica. E comunque l'innovazione tecnologica può comunque riguardare tutte quelle tecnologie attinenti alle strutture o ai processi che l'azienda segue. Quindi, di conseguenza, possiamo distinguere fra tecnologie in senso stretto, che comprendono tutti quei processi che ci permettono di applicare tecniche e competenze ingegneristico-scientifiche in relazione a quella che è la nostra produzione industriale. Però non guardate, non immaginate solo produzione industriale, ma immaginate anche erogazione di servizi. La tecnologia, proprio in senso stretto, riguarda tutti quei processi che mi permettono di applicare tecniche e competenze scientifiche, ingegneristico-scientifiche. Quindi tecnologia in senso stretto significa anche applicare i risultati di una ricerca scientifica, perché voi sapete bene che tutte le aziende da una certa dimensione in poi, se vogliono mantenersi sul mercato e vogliono crescere, devono anche dedicare una piccola, seppur minima, parte della loro attività anche alla ricerca e allo sviluppo. Ma se badate bene, anche nelle nostre piccole attività, nel momento stesso in cui uno di voi deciderà in futuro di avviare una sua piccola impresa da solo, una ditta individuale, un lavoro autonomo, anche lui, anche in quel caso, dovrà fare ricerca e sviluppo, dovrà necessariamente destinare parte del suo tempo alla ricerca e allo sviluppo. Perché? Perché in questo modo io potrò comunque capire sempre di più quali sono le esigenze qual è la domanda, quindi cercare di capire quali sono le esigenze del mio bacino di clientela e ricercare le soluzioni migliori e che mi rendano anche innovativa, ovviamente, la mia attività dal punto di vista tecnologico, ma non solo in senso stretto, ma anche, come potete vedere, in senso lato. Cioè, che cosa intendiamo noi per innovazione tecnologica in senso lato? L'applicazione di quelle conoscenze tecniche e di quegli strumenti che permettono la risoluzione di tanti problemi, come darci una nuova forma organizzativa, programmare la gestione della nostra attività in maniera diversa. Tante volte, guardate, quando un'azienda per determinati motivi incontra un periodo di crisi e non riesce a uscirne fuori, a parte il fatto che il momento di crisi in un'azienda come valida deve essere già in un certo senso annusato un po' prima, cioè deve cominciare a capire dove va, quale direzione sta andando il proprio mercato e cercare di fermarsi prima e prendere le giuste decisioni. Però anche nel momento stesso in cui si viene a trovare in una situazione particolare di crisi, l'uscita da quella situazione di crisi può anche avvenire grazie attraverso un nuovo modo di programmare la sua gestione di attività. Anche se sono da solo, in quel caso significa programmare meglio la gestione del mio tempo. Ok? Se io ho un'attività commerciale e mi dedico anima e corpo alla vendita, ma non mi dedico in maniera abbastanza attenta anche all'amministrazione, probabilmente avrò un'azienda che non sarà né efficace né efficiente. Cioè, raggiungerò magari sì degli obiettivi, ma con dei costi notevoli o dei costi maggiori rispetto a quelli che potrei effettivamente sostenere se mi concentrassi un po' di più sull'amministrazione della mia attività. Oppure, non lo so, le pubbliche relazioni. Tutte le attività hanno comunque bisogno di promuoversi attraverso, anche nell'ambito dei contesti sociali, no? Sia che siano aziende di produzione, sia che siano aziende di erogazione. Beh, in questo caso anche alle pubbliche relazioni bisogna dare il giusto spazio. I rapporti con i clienti, i rapporti con i fornitori, l'individuazione di nuovi fornitori e l'individuazione di nuovi clienti, ok? Anche qui è importante la tecnologia che interviene in senso lato.
Abbiamo anche diversi tipi di innovazione, cioè l'innovazione di base o innovazioni di base o radicali. Che cosa sono? Sono gli eventi che però hanno un carattere discontinuo, che creano sicuramente una rottura con il passato e sono il frutto della ricerca e dello sviluppo. Ok? Quindi le innovazioni di base. Quando uno praticamente un titolare di azienda o quando un'azienda riesce a darsi una svolta importante e quindi riesce a diventare innovativa alla base, significa che ha creato un evento che ha un carattere discontinuo, cioè è riuscito a individuare, a creare un evento favorevole per la propria azienda, ma che ha un carattere discontinuo, che però gli permette di creare una rottura con il suo passato, proprio perché magari, tra l'altro, gli permette di uscire da quel momento di crisi che ha incontrato, ed è frutto quasi sempre della ricerca e dello sviluppo che ha dedicato quell'azienda, o meglio, che quelle ricerche di sviluppo alle quali l'azienda ha dedicato parte delle sue risorse. Abbiamo anche le innovazioni incrementali, che sono quelle forme di innovazione che si sviluppano invece continuativamente e che permettono gradualmente all'azienda di migliorare i propri prodotti e i propri processi. Però questo tipo di innovazioni incrementali non sono delle innovazioni che hanno un effetto dirompente, cioè non modificano l'asset, diciamo, produttivo o erogativo, diciamo, dell'azienda, non la modificano del tutto, ma sicuramente pianificano, permettono queste forme di innovazione di pianificare una crescita graduale. Ovviamente capite bene che alla base di questo ci sono sempre tante scelte, tante decisioni da prendere. Ci sono anche tante risorse nelle grosse aziende, no? Perché ovviamente maggiore il fatturato, maggiore deve essere il numero delle risorse umane dedicate al miglioramento stesso dell'azienda. Diffidate da quelle aziende patriarcali di un tempo, perché magari tante volte, ecco, uno dei guai principali che molte aziende, situazioni di crisi, molte volte situazioni di crisi in cui si vengono a trovare le aziende, sono determinate dal fatto che c'è stato il fondatore che ha creato l'azienda, è riuscito a portarla a un livello X, l'azienda cresce il fatturato, cresce il suo mercato perché la domanda è aumentata, riesce a internazionalizzarsi, ok, riesce a fare tutto, però c'è sempre il capo iniziale o la famiglia del proprietario, del fondatore, che pensa di poterla continuare a gestire da sola. Non è così, perché magari non tiene conto del fatto che deve dotarsi di un valido management costituito da risorse preparate che siano, in un certo senso, ognuna di esse responsabili di un determinato settore dell'azienda. Altro tipo di innovazione, quella che in un certo senso è determinata dalle rivoluzioni tecnologiche o dall'introduzione di nuovi modelli tecno-economici. Per esempio, queste situazioni derivano da situazioni di cluster di innovazione di base incrementali, cioè cluster nel senso celle, situazioni proprio che si vengono a creare in virtù di alcune innovazioni di base che sono state operate, si sono verificate, o di innovazioni incrementali che risultano essere tra loro collegati e che hanno un effetto dirompente in tutti i settori dell'economia. Questo accade molto raramente, però quando accade, pensate bene alla rivoluzione industriale, a che cosa portò l'invenzione del motore a vapore, ok? Immaginate, no? Immaginate che cosa ha portato l'innovazione tecnologica, la rivoluzione tecnologica determinata ovviamente dall'informatica, dalla multimedialità, come ha sconvolto i settori economici, ok? Un'altra importante rivoluzione tecnologica che stiamo sicuramente vedendo svolgersi, verificarsi ai nostri giorni, è quella relativa
alla tutela dell'impatto ambientale. Cioè oggi tutti gli sforzi tecnologici, la maggior parte degli sforzi tecnologici sono proprio orientati alla difesa dell'ambiente. In qualsiasi ambito, in qualsiasi settore, da quello produttivo energetico a quello gestionale, cioè c'è sempre, si dà molta importanza alla tutela dell'ambiente. E quindi nel momento in cui noi cerchiamo di creare innovazione, dobbiamo tenere presente questo aspetto, la tutela dell'ambiente. Ce ne siamo accorti un po' tardi, la verità, molto tardi, anzi. Meglio tardi che mai, si dice. Ritornando al nostro mondo, diciamo quello più diffuso, le piccole imprese, dobbiamo dire che esse sono interessate da innovazioni di tipo incrementale. Siete d'accordo o no? Sì. Perché? Vediamo, intanto poi vi stimolo, vedo un po'. Perché incrementale? Per come mai? Perché un'impresa... Una piccola impresa di solito, secondo voi, è interessata da innovazioni incrementali? Base comporterebbe un grosso investimento. Quindi ci vorrebbero molte risorse, Non solo risorse economiche, ma di, ecco, economiche, ma anche umane, quei cinque fattori che abbiamo visto, le 5 M che abbiamo per visto l'altro giorno, no? Un grosso diciamo, di dispiego di risorse, no? Ed è giusto che sia così. Ma se voi pensate bene, al giorno d'oggi ormai non si può più avviare una piccola impresa senza aver porsi degli obiettivi, no? Per questo motivo lo strumento principale da utilizzare è il business plan, no? E ovviamente noi già è insito nel neoimprenditore la voglia, la capacità, la tendenza ad effettuare delle innovazioni incrementali. Ok? Di qualsiasi tipo di attività noi stiamo parlando. Cioè, io anche se devo avviare un pub, ok? Un'attività di ristorazione. Io cercherò di apportare sempre delle innovazioni incrementali. In che modo? Cercando di offrire servizi aggiuntivi sempre più alla clientela, o che magari seguono le tendenze del momento, o che magari mi permettono di offrire il mio servizio in maniera particolare, in periodi, in orari particolari. Okay? Cioè, sono sempre alla ricerca di innovatività incrementale. L'innovazione radicale invece è più costosa e rischiosa, quella di base, come giustamente diceva Giacomo, è promossa dalla grande impresa o dalla grande istituzione, o spesso risulta essere il frutto del lavoro di reti di imprese. Ok? Le innovazioni radicali sono soprattutto technology driven, le innovazioni incrementali sono soprattutto market driven. Che significa? Driven, cioè scusate, technology driven e market driven. Che significano questi termini? Secondo voi, technology driven, che vuol dire? Guidata dalla tecnologia. Guidate dalla tecnologia. Che la grande azienda ha bisogno sempre con l'innovazione radicale di migliorarsi, Allora, è praticamente scegliendo il molto miglior semplice. prodotto Partiamo e. dalla traduzione. Allora, technology driven, quindi guidate dalla tecnologia. Market driven Al mercato. è normale, ok? In pratica le innovazioni incrementali abbiamo ecco, se noi facciamo un attimo una piccola, cerchiamo di ampliare la nostra visione in quello che stiamo dicendo e facendo in questo momento. È tutto collegato, cioè la piccola impresa è quella maggiormente interessata dalle innovazioni incrementali, ok? Che perché non ha delle risorse molto limitate e segue il mercato, ok? Invece le medie grandi imprese seguono l'innovazione tecnologica, ok? Seguono l'innovazione nel settore della tecnologia.
e quindi vengono guidate, sono spinte, si dotano di macchinari molto più sofisticati, cioè di tutto ciò che comunque è frutto di ricerca e sviluppo tecnologico, ok? Ovviamente un processo innovativo può avere diversi modi di interpretazione, diversi modelli di interpretazione. Abbiamo un modello razionale, ok? Un modello razionale che è quello, diciamo, di partenza nella storia della imprenditorialità. Nel modello razionale cosa accade? Le innovazioni sono prodotte dal sistema scientifico e l'imprenditore, cioè inteso proprio come impresa, se ne appropria. Secondo Schumpeter, che era un economista austriaco, uno dei principali economisti del Novecento, l'imprenditore che innova, che cosa fa? Consegue dei vantaggi addirittura monopolistici, temporanei, finché non viene imitato. Ok? E questo accade tutt'oggi, soprattutto nella piccola impresa, ma anche nella grande impresa, ma lo vediamo anche, cioè, nel nostro piccolo, nella nostra piccola area geografica di riferimento della nostra attività di impresa che svolgiamo. Io erogo il servizio in maniera diversa, non ci mancherà molto che anche qualche mio concorrente che vede i risultati che sto ottenendo comincia ad imitarmi. Si ritorna quindi in questo caso ad una concorrenza di mercato finché non si genera una nuova innovazione, che automaticamente mi porterà a un vantaggio monopolistico temporaneo, cioè un vantaggio, io sono l'unico in quel momento che sto offrendo quel qualcosa, e poi automaticamente, poi subito dopo, viene imitato. Questo è il modello razionale, classico, è quello che, cioè, voi lo potete sperimentare tutti i giorni, no? Quando c'è qualsiasi tipo di attività che ha un buon, panizia bene, un boom, oppure riesce a svoltare nell'ambito di quello che è il suo fatturato, incrementare il fatturato perché è stato innovativo in un qualcosa, automaticamente viene dopo poco tempo imitato, ok? Ed è il modello razionale di processo innovativo. Però c'è anche un modello organizzativo manageriale, che è quello che io mi danno veramente di far capire anche ai ragazzi come voi che stanno per intraprendere un'iniziativa. Perché parlare di modello organizzativo manageriale non significa parlare di un qualcosa più grande di noi, significa parlare di praticamente innovazione, quale frutto del lavoro, sì, della grande impresa in questo caso, però anche nella piccola impresa. Vediamo il perché, cioè quello che fa la grande impresa, rapportiamolo in maniera dimensionata alla nostra microimpresa. L'innovazione è frutto del lavoro della grande impresa che ricerca vantaggi competitivi duraturi investendo continuamente in ricerca e sviluppo. Allora, quello che voglio dire io è che anche la piccola impresa deve far propri i risultati e i frutti della ricerca e dello sviluppo portato avanti da realtà più grande e cercarle di applicare in quella che è la propria piccola realtà. Ok? Quest'ultima ha un carattere sistematico e non è legata soltanto all'intuito dell'imprenditore, ma nasce la funzione di ricerca e sviluppo con le proprie strutture e le proprie procedure. Guardate, è molto semplice. Anche io, nel momento in cui avvio una mia attività di qualsiasi tipo, di elaborazione grafica 3D, no? Che mi diceva Gabriel, se non sbaglio. Ok, ci diceva Gabriel, beh, anche se sono da solo, io comunque devo dedicare parte del mio tempo all'analisi, alla ricerca, mi devo formare, devo leggere, devo capire che cosa fanno le grandi aziende in questo settore e come io il risultato della ricerca fatta e quindi il risultato e il frutto del lavoro di queste grandi aziende lo posso rapportare nella mia piccola realtà, ok? Con i miei pochi mezzi e le mie piccole risorse a disposizione. Se ci proverete vi renderete conto che non sarà così difficile farlo. Ok? Non sarà così difficile farlo. Ci vuole soltanto mentalità imprenditoriale. Trasformare il grande, prendere il grande, adeguarlo alle mie dimensioni, alla mia realtà
e sfruttarlo al meglio con le mie potenzialità. Ovviamente ci sono dei limiti. Quali sono? L'innovazione è unicamente un fattore endogeno, interno all'impresa. Non vi è interazione e scambio con l'esterno. Perché nel momento in cui io come impresa, non so se riuscite a capire il concetto qui, no? Se io nel momento stesso in cui come impresa adopero tutti i miei sforzi affinché possa individuare una strategia innovativa, quella la sto facendo, sì, analizzando magari il risultato degli altri, ma è un lavoro che faccio io all'interno della mia realtà. Non è che chiedo la collaborazione di altri per capire come posso diventare innovativo. Anche voi nel momento stesso in cui aprirete la vostra attività, se lo farete, di qualsiasi tipo, non è che andate a chiedere a un concorrente, scusa, mi aiuti per favore a migliorare, ad avviarmi alla grande. Cioè, uno quello dice, ma sì, posso, ma nemmeno se sei mio fratello lo faccio, perché tu mi togli mercato. È normale, dovrebbe essere normale questo. Perché comunque voi sapete che il mercato è un mercato libero, un mercato competitivo, a meno che io non ho un monopolio di una situazione particolare per cui dico, vabbè, sì, guarda, c'è un settore di mercato che a me non interessa proprio, ti aiuto, sviluppa la tua attività per quel settore, ma sono situazioni molto difficili che si vengano a realizzare queste. Quindi non si considera l'importanza dello scambio e dell'integrazione delle conoscenze molte volte. Questo perché la dimensione codificata della conoscenza tecnologica è molto limitata, è la conoscenza che conta invece specifica. Quindi, come leggete, in una logica di autosufficienza, l'impresa cosa fa? Innova sì, ma attraverso dei percorsi di sperimentazione piuttosto lunghi, interni, che determinano anche una burocratizzazione elevata. Che significa tutto questo? Significa che dal momento, in parole povere, che l'impresa, cioè praticamente l'impresa, soprattutto la piccola impresa, per diventare innovativa, okay, innanzitutto deve fidarsi delle proprie conoscenze, delle proprie risorse interne. Non può interagire, non ha la possibilità di scambio con l'esterno, perché ovviamente qualunque tipo di azienda, se ha, ovviamente, diciamo, se ha trovato quel sistema, quel modo di fare fatturato non certo te lo consiglierà, ok? Non certo ti darà delle indicazioni tali da poter poi alla fine diventare tu stesso un suo valido concorrente. Quindi è un processo endogeno, con sperimentazione interna, ok? Quindi io devo provarlo all'interno del mio mercato. E con elevata burocratizzazione, ci sono tanti step, no? Tanti passaggi che devono essere compiuti e che molte volte anche ostano quella che è la mia ricerca di innovatività. Anche a livello anche di rapporto con gli enti esterni, con gli enti locali, con le amministrazioni, tante volte. Poi abbiamo un modello reticolare dove l'innovazione è frutto dell'interazione tra più attori, interni ed esterni alla singola impresa. Questo si lega anche al fatto che le ICT, cioè le aziende che operano nel settore della comunicazione e della tecnologia, consentono un maggiore scambio informativo e conoscitivo e la conoscenza sviluppa anche una dimensione codificata e codificabile. Quindi praticamente l'innovazione spesso non è frutto solo della ricerca e dello sviluppo, ma soprattutto dell'interazione, del rapporto tra diverse funzioni. L'innovazione vera non è frutto solo dell'attività di una singola impresa, ma dell'interazione tra imprese. Perché con l'interazione, quindi con il rapportarsi, diciamo, si scambia e si combina sia la conoscenza codificata che la conoscenza tacita. Esiste un termine economico inglese che racchiude tutto questo in una sola espressione, brainstorming. Non so se ne avete mai sentito parlare. Vai, Gabriele, tu dici sì, più o meno, vediamo che conoscenza hai. Il brainstorming, cioè Interfacciarmi interfacciarmi con gli altri, anche a livello di risultati.
anche a livello di risultati. Questa è una fase fondamentale per chi come imprenditore o come impresa cerca l'innovazione, però è una fase fondamentale anche di cooperazione tra le imprese. Tante piccole realtà non sfondano perché sono tanti enti singoli, tanti soggetti singoli. Infatti oggi come oggi, voi sapete bene, avete sentito, che vengono molto favorite le reti di imprese. Ok? Perché ognuno dà il suo piccolo e ognuno dando il suo piccolo si riesce a realizzare il grande. Ok? Anche nell'ambito della innovazione, soprattutto nell'innovazione tecnologica, perché io sono la mia piccola azienda che comunque produce, che ne so, pezzi meccanici, però non so l'utilità, quale potranno essere l'utilità di questi pezzi meccanici, no? Sono un'azienda meccanica. C'è un'azienda che assembla pezzi meccanici per creare macchine in generale di qualsiasi tipo. L'interazione tra le due porta a che cosa? Porta all'innovatività del prodotto finito. Tocca a te, ok. Processo innovativo. Quindi il processo innovativo da un punto di vista schematico si può racchiudere attraverso questo disegno, questa struttura qui. Ricerca e sviluppo, che comporta una ricerca di base, una ricerca applicata e uno sviluppo. Quindi la ricerca e lo sviluppo, inteso come ricerca di base, ricerca applicata e quindi sviluppo, portano a che cosa? Portano alla produzione. Normali, no, questi passaggi? Cioè, sembrano quasi scontati. Ma no, però tante volte non ci ragioniamo sopra, non ci rendiamo conto del perché questi passaggi avvengono. La produzione a cosa porta automaticamente? Al marketing, cioè alla necessità di promuovere il prodotto. E il marketing a cosa porta secondo voi? Vediamo se mi anticipate il prossimo blocco. Il marketing a cosa dovrebbe portare? Innanzitutto il marketing è strettamente connesso con la produzione, è bivalente il rapporto, ok? La produzione porta ad esigenze di marketing ben definite, ben precise, ma anche le strategie di marketing devono spingere ad una migliore produzione. Il marketing porta, e anche tra produzione, ricerca e sviluppo ovviamente, vedete? Porta nuovamente alla ricerca e sviluppo. Io infatti non vi volevo, quella freccia l'ho messa così apposta perché volevo capire se voi riuscivate a capire che si ritorna alla ricerca e sviluppo, è un ciclo, ok? Tutto questo ci permette la progettazione e lo sviluppo, praticamente ricerca e sviluppo. Dalla ricerca io so cosa produrre. Torno di nuovo al processo di innovazione. Esattamente, io so cosa produrre. Una volta che ho capito cosa devo produrre, devo trovare le valide strategie per poterlo promuovere il mio prodotto. Ok? Ritorno un attimo alla fase di prima. Sì, la ricerca e sviluppo mi porta alla produzione, ma la produzione mi porta nuovamente a mi far ritornare sulla ricerca e sullo sviluppo, perché nel momento in cui io produco un qualcosa, mi rendo magari conto che un aspetto di quella produzione non l'ho ben valutato e quindi ho bisogno di ricercare nuovamente nuove frontiere. Dalla produzione io passo al marketing, che mi permette appunto di promuovere il prodotto, ma le mie strategie di marketing mi portano ovviamente a dover migliorare la produzione, perché devo essere sempre altamente competitivo, e mi portano continuamente anche a ricerca e sviluppo, a fare ricerca e sviluppo. È un ciclo continuo. Tutto questo ovviamente comporta, tutto questo è determinato dalla progettazione e dallo sviluppo dell'attività, che porta alla ricerca e sviluppo, ma che ha un occhio di riguardo al marketing e alla produzione. Quindi parlare di progettazione e di sviluppo d'azienda significa guardare con la stessa intensità alla ricerca e allo sviluppo, alla produzione e al marketing. Quindi se prima avevate
le idee poco chiare, adesso ce le avete ancora peggio perché dice, mazza che macello, è tutto interagisce. No, e interagisce tutto. Nella realtà aziendale, tutti questi fattori, questi ambiti interagiscono strettamente tra di loro. Se io, ad esempio, vado a creare un'azienda e devo organizzarla tra le mie risorse, devo far sì anche che queste risorse interagiscano tra di loro, non devono interagire solo con me. È sbagliato un modello d'azienda di questo tipo, Però al giorno d'oggi. secondo me a maggior ragione il marketing è ancora più connesso allo sviluppo. Sì, certo, ma infatti, come vedi, è un passaggio diretto quello, no? È un passaggio diretto. Più precisamente allo sviluppo, perché poi ritorna di nuovo alla produzione, quindi marketing Certo. è quindi più connesso allo sviluppo. Perché questo? Perché nel momento in cui ho inventato un prodotto che offro sul mercato o un servizio nuovo che erogo sul mercato, Cerco ovviamente di svilupparlo per lo darlo all'azienda sviluppo, lo gestora più produco. efficace per le altre volte, per le altre produzioni. Esattamente. Arriva a un certo punto che io esaurirò le mie strategie di marketing inerenti a quel tipo di prodotto, a quel modo di erogare quel servizio che io sto offrendo, e quindi devo ulteriormente sviluppare, ok, che cosa? L'attività che sto facendo. Devo sviluppare, devo fare nuova ricerca e nuovo sviluppo per migliorare il prodotto. Ecco perché, soprattutto nel settore dell'informatica, è un processo che va di una velocità stratosferica tutto questo. Okay, immaginate un'azienda di hardware, non di software, ancora di più proprio di software, ma di hardware, che produce computer, tutto quanto. Ricerca e sviluppo. Produce, adotta le valide strategie di marketing in un mercato veramente molto, molto, molto competitivo, ma questo mi porta continuamente a dover fare ricerca e sviluppo se io voglio piazzare continuamente Soprattutto poi anche per prodotti. i software, maggior ragione anche per la tecnologia, secondo me, per i software che vanno continuamente aggiornati, no? Ancora Anche gli di più. hardware vanno aggiornati, come per esempio Windows che aggiorna per esempio la sua versione 8, cioè per la ricerca e lo sviluppo torna a sviluppare una versione 8.1 per Certo. riaggiornarla costantemente. Certo. Immaginate per una software house che significa un processo di questo tipo. Cioè, che già nel momento in cui sta partendo deve dare qualcosa di nuovo, altrimenti non la pensa, cioè il suo prodotto non lo pensa nessuno. Un'azienda che produce videogiochi, cioè non può entrare sul mercato partendo dall'ultimo livello raggiunto dal mercato stesso. Deve già entrare con una nuova innovatività, a meno che non sei un'azienda affermata da sempre, che ti puoi anche permettere di fare un passo indietro e di riproporre un qualcosa che andava prima, ma perché sei la Nintendo, ok? Ma perché sei tanti altri. Ora, ancora di più il problema sussiste là dove ovviamente dobbiamo avere a che fare con un mercato globale e internazionalizzare, internazionale, è normale, ok? Ritornando al nostro corso iniziale, la parte iniziale del nostro corso della grafica 3D, quello è un mondo che veramente va veloce come il discorso di software, cioè continua ricerca di tecniche. O meglio, ricerca di nuove tecniche o analisi delle tecniche adottate dagli altri per svilupparne una nuova. Per svilupparne una nuova, produrre, promuoverla, ma continuare sempre a ricercare e a sviluppare, perché altrimenti dopo, nel campo della grafica 3D, penso dopo 3 mesi già io mi fermo, perché ovviamente, anzi, possiamo dire che il settore informatico è trainato dalla grafica 3D. E la grafica forse 3D che sta portando a dei processi evolutivi notevolissimi nel settore della produzione informatica, proprio a livello di hardware, eh? Cioè basta vedere il mercato delle schede video per Già se dire. non fai sviluppo tipo, nel campo del 3D, sei fuori, sei tagliato fuori. L'unica cosa che ti rimane fare è praticamente assemblare computer, pezzi di computer, quello che puoi fare. Che è l'artigiano di una volta, l'assemblatore di computer. Come Solo prima una finestra, no? Sperando o una o che. l'altra, Sì, che... apriamo questa qui che penso che non sia proprio sul. Sì, infatti qui non c'è vento.
Va bene? O ne Sì, vogliamo no, aprire? no, va bene. Ok, benissimo. Ci siamo, ragazzi? Innovazione tecnologica e reti tra imprese e istituzioni. Come me lo interpretate questo schema? Stiamo parlando di innovazione tecnologica e di reti tra imprese e istituzioni. Vediamo. Si accettano suggerimenti. Questa cos'è? Questa qua grande, la parte centrale, quell'insieme centrale, secondo voi cos'è? No, quello siamo noi, è la nostra impresa. Quella è l'impresa, è l'azienda, ok? All'interno della quale che cosa accade? C'è una continua interazione tra tutti i settori dell'azienda, dell'impresa, settore di ricerca e sviluppo, di produzione, di marketing, eccetera, eccetera. E attraverso questa attività la mia azienda cosa fa? Sempre in continuo contatto. Puntatore fa schifo, lo possiamo anche dire. Che cosa fa? Interagisce con le altre realtà del mercato. Vedete? Interazione. E, diciamo, è una relazione bivalente, ok? Interagisce. Tutti insieme possiamo determinare innovazione tecnologica, creando una rete tra le imprese, tra noi imprese o anche tra le istituzioni. Lo stesso discorso vale anche per le istituzioni, dovrebbe valere per le istituzioni, anche se in realtà purtroppo non sempre è così. Ok? Volete fare una pausa? Facciamo altri 5 minuti e ci fermiamo, dai, ok. Vediamo a che slice siamo arrivati, vediamo se riusciamo a farli tutti questi, un attimo solo. Allora, facciamo un paio di concetti e poi ci fermiamo, sì, perché poi c'è dopo anche, ci sono altri aspetti importanti. Allora, la diffusione dell'innovazione, come si diffonde l'innovazione praticamente? In un ambito industriale, parlare di diffusione dell'innovazione significa parlare di un processo sociale inteso anche come processo che va ad alterare che cosa? Le condizioni tecnologiche, sociali e competitive. In parole povere, che significa? Nell'ambito del contesto industriale, nel momento in cui si diffonde un qualcosa che è innovativo, automaticamente, sicuramente andrà a toccare, ad alterare le condizioni a livello tecnologico di quel settore, di quel contesto, a livello sociale e a livello competitivo, ovviamente, no? Soprattutto, forse competitivo e automaticamente poi, oh, no, diciamo che sono tutti a pari, anche se a livello sociale, perché ovviamente molte volte, guardate ad esempio la diffusione degli smartphone, hanno sicuramente cambiato il contesto sociale, anche nei rapporti interpersonali, purtroppo. Purtroppo. La rovina. Purtroppo. E ancora siamo a niente. E la tecnologia ci porterà a diventare noi stessi dei piccoli automi, eh? Ok? Senza sentimenti, con pochi valori. Cioè, il nome, scusami. Chiara, perché ridi? No, che Stai volevo in dire che la tecnologia appunto sta eh? facendo un po' È trasformare vero? il mondo umano, ecco. Quanto è brutto quando tu vai in pizzeria e vedi che stanno quattro amici, ognuno con il suo. Ma che siete andati a fare insieme in pizzeria? No? Cioè, era inutile. È vero, è così, è così. E io, guardate, io ho modo di riscontrarlo anche su mia figlia che ha 12 anni, quasi 13. Cioè, quando stanno con il gruppo di amici, per loro è normale, con lo smartphone. Cioè, vabbè, non dico che poi si arriva proprio con, tramite WhatsApp, cioè invece di parlarsi ci si scambia, no, ma ci si scambia di tutto, si parla, cioè tu stai con una persona, con un amico, con un qualcuno, ma stai in realtà interagendo con altri, vero?
virtualmente, fisicamente non te ne stai fregando niente che c'hai di accanto quella, quell'amico, quella persona, quel familiare. Cioè è una cosa bruttissima. E se noi continuiamo in questo modo, cioè io mi rendo conto che questo sta dando una dimensione della realtà a mia figlia, come a tutti i ragazzini di quell'età, completamente diversa da quella che avevate voi, di quella che avevo io, ok? Completamente diversa. Vedete come la tecnologia, l'innovazione tecnologica, che è una cosa bellissima, alla fine ci sta ammazzando da un punto di vista del contesto sociale, ok? Però uno dice no, non puoi volere la botte piena e la moglie ubriaca, no? Però io credo, come c'è stata una riscoperta dell'ambiente, no? Della tutela dell'ambiente, tutto. Penso che arriverà il momento, con questo processo innovativo tecnologico che ci sta proprio sopraffando, si arriverà il momento in cui si sentirà l'esigenza di fare dei passi indietro e di ritornare alla tutela di quelli che sono i valori sociali. Certo, certo, sicuramente, sicuramente. E ci sono degli studi sempre più approfonditi in questo settore, in questo ambito, eh? Cioè l'ICT non è tutto oro, l'innovazione nel settore dell'ICT non è tutto oro, eppure voglio dire, sono aspetti, cioè è un settore con la sua continua innovazione, la continua evoluzione, sicuramente ci fa sentire tutti i cittadini del mondo. Adesso noi stiamo parlando tra di noi, stiamo analizzando i nostri moduli in streaming, ci può vedere chiunque. È bello, è bellissimo, non ci rendiamo neanche conto se c'è qualcuno che ci sta seguendo o non c'è nessuno, cioè, però noi sappiamo che possiamo, in questo momento stiamo interagendo con chi non lo sappiamo, ok? Però sotto questo punto di vista sì, è bellissimo, però abbiamo tante altre conseguenze negative. Non abbiamo il contatto di chi ci sta seguendo, ok? Che è altrettanto, voglio dire, importante invece, ok? Come si adotta invece un'innovazione? L'adozione di un'innovazione è un processo interno. Perché? Perché comporta consapevolezza, che è innovazione, interesse all'innovazione, valutazione, che mi permette appunto ciò che mi permette di dire quel qualcosa, di valutarlo come innovativo, prova e adozione. E questo processo di che cosa tiene conto? Tiene conto della disponibilità che ogni soggetto ha di provarla quella innovazione, di provare quel nuovo prodotto, ok? E per questo noi distinguiamo 5 categorie di soggetti. Attenzione, cioè sono molto importanti queste cose, perché ci fanno capire come tante volte io creo un qualcosa di nuovo che magari prende la gente, riesco a trovare i clienti, eccetera, eccetera, però mi devo anche rendere conto che quando io presento un nuovo prodotto o un nuovo servizio, ho 5 categorie di soggetti che possono essere interessati a quel prodotto. Quali sono? Gli innovators, gli innovatori, ok? Allora, per l'adozione di un'innovazione, l'adozione di una nuova innovazione interessa per un 2% della popolazione, anche presa a campione. Il 2% è costituito dagli innovatori, cioè da coloro i quali hanno determinato quell'innovazione. Il 13% dagli early adopters. Chi sono? Gli utilizzatori, tutti quegli utilizzatori di nuovi prodotti, di nuovi servizi o di nuove tecnologie, subito, prima della loro diffusione di massa. Pensate agli smartphone, è uscito l'S5, subito, senza sapere se effettivamente è migliore dell'S4, se effettivamente è migliore dell'iPhone 5, perché io devo stare al passo con i tempi. Come vedete, quando si parla di early adopter, così si chiamano tecnicamente in inglese, si fa riferimento tipicamente ad utenti che contribuiscono allo sviluppo. È chiaro, la Samsung lo sa, che nel momento stesso in cui ha presentato l'S5,
ci sono già, c'è già un mercato, già, c'è già un mercato di base notevolissimo. Quindi utenti che contribuiscono allo sviluppo e al miglioramento dei servizi sperimentati e forniscono poi un feedback, cioè un messaggio di ritorno disinteressato, ok? Utile però per l'azienda per tutti quegli eventuali interventi correttivi, utile al produttore, al distributore o agli addetti all'assistenza. Questo accade quando viene prodotto e offerto sul mercato una qualsiasi apparecchiatura, una macchina in versione beta, come si suol dire. Ok? Subito c'è il mercato, quegli early adopter automaticamente sono anche in un certo senso le cavie, no? Testano quel prodotto. Io produttore Samsung so che avrò già dei benefici notevolissimi, dei fatturati altissimi con l'offerta del nuovo prodotto. Nello stesso tempo io riesco a raggiungere due obiettivi: un fatturato enorme da subito e nello stesso tempo anche un numero altissimo di pecorelle che si seguono l'uno con l'altro, che testeranno il mio prodotto e dai quali io potrò capire quali sono gli errori. Se il settore automobilistico, quante volte accade che le più grandi marche, le più grandi aziende automobilistiche, soprattutto quelle tedesche di un certo spessore, BMW, Audi, immettono un nuovo modello che viene atteso, quindi c'è tanta strategia di marketing prima, quella che praticamente fa sì che il prodotto mi diventi quasi uno status symbol da raggiungere, l'acquisto di quel particolare prodotto. L'offro sul mercato, viene venduto alla stragrande, cominciano a vedersi i difetti, ma questo accade anche per le case automobilistiche normali e per i modelli normali. I primi utilizzatori, ovviamente sfruttando il mezzo, la macchina in un certo modo, cominciano a far emergere le prime problematiche a livello meccanico, elettronico. Che cosa fanno le grosse aziende? Richiamano i primi modelli e intervengono direttamente sostituendo i pezzi meccanici, elettronici, anche se il mio pezzo, la mia macchina non aveva problemi, però intervengo. Ecco, questa è la disponibilità di risorse anche economiche, no? Notevoli. La Fiat è difficile. Beh, che faccia una cosa di grandi aziende, come per il settore automobilistico lo è anche nel settore informatico molte volte, anche se accade magari non nelle nostre realtà a livello di grossi hardware per le aziende eccetera, non per i nostri PC ovviamente, cioè, anche perché esce oggi il modello che è uscito già è superato praticamente, no? Ecco. O non può accadere con gli smartphone, figurarsi, impossibile, no? Per dire, o con i tablet, è impossibile. Quindi gli early adopters sono coloro i quali subito acquistano il prodotto e lo utilizzano e nello stesso tempo lo sperimentano, fornendo quindi una risposta immediata al produttore, un feedback. Gli early adopters sono considerati dalle aziende e dai fornitori di servizi, nel caso di erogazione di servizi, una risorsa essenziale per la messa a punto e la valutazione qualitativa del prodotto. Poi abbiamo un altro, diciamo, una grossissima fetta, è quelli degli early majority, cosiddetta maggioranza precoce, che costituisce il 34% della popolazione che noi prendiamo in considerazione su un prodotto. E quel segmento costituito dalla popolazione che adotta subito una tecnologia innovativa, ma non perché è un early adopter, no, perché lo adotta subito in quanto gli serve, in quanto lo trova utile, non perché io lo stavo attendendo, ok? Questa maggioranza precoce tende ad essere circa il 34% della popolazione e adotterà un nuovo prodotto dopo averlo visto utilizzato con successo dagli innovatori, che lo hanno creato quasi, e dagli early adopters, o più furbi, ovviamente. Sono praticamente coloro i quali conoscono personalmente magari gli early adopter. Facendo riferimento all'esempio del telefonino, io magari, Gabriel, vedo, cioè io vedo che è uscito l'S5, però ci sto io che lo voglio aspettare, vedere un po' come va. Ci sta Gabriel, magari, che lo compra subito. Io conosco Gabriel, lo faccio comprare, lo faccio utilizzare, mi faccio dire
che ne pensi, è utile, non è utile, subito lo vado ad acquistare. Ecco perché ovviamente questi early maggiori ti rappresentano una svetta, un segmento molto grosso, probabilmente la maggior parte di noi rientra in questo segmento. Quindi i soggetti di questo segmento sono spesso abbienti, ma meno istruiti degli innovatori e degli early adopters. Ritorno al discorso dei Samsung, no? Del Galaxy S5. Gli adopter sono coloro i quali smanettano alla grande, quindi conoscono il prodotto e sanno che differenza ci potrà essere rispetto all'S4. Invece gli early majority sono coloro i quali hanno disponibilità, quindi acquistano il prodotto a un prezzo elevato sul mercato perché è uscito da poco, ok? E comunque sono meno istruiti, non conoscono bene quel prodotto, sanno che va bene, sanno che potrebbe rispondere alle proprie esigenze. Ovviamente agli early majority abbiamo un'altra grossa fetta, i late majority, la maggioranza tardiva, non intellettualmente ovviamente tardiva, perché è un segmento che consiste, è costituito dalla popolazione che adotta una tecnologia innovativa dopo averne verificato la prima diffusione. Proprio la prima diffusione, infatti vengono dopo gli early majority. Rappresenta circa il 34% della popolazione che adotterà il nuovo prodotto solo dopo aver visto la soddisfazione di chi lo ha già, nella maggior parte degli utilizzatori. I soggetti di questo segmento sono in genere più anziani, meno abbienti e meno istruiti rispetto agli individui di quei segmenti che più facilmente adottano i prodotti innovativi. Guardate, la stessa cosa accade anche per esempio nel settore dei videogiochi, no? Tante volte, no? Esce, che ne so, un gioco, la versione nuova di Pro Evolution Soccer, no? PES. Allora, mi vedi, ti sei appassionato, vedo, okay. Costa un sacco di soldi, costa un botto di soldi. Allora, lì lui è un early adopter, lo compra subito, perché è la versione nuova, ok? Comprarlo è una parola grossa. Vabbè, diciamo che allora passi negli early majority, allora, va. Aspetti qualche early adopter amico tuo, sì, che lo compra, ok? Vedi che è utile, ok? A meno che non rientri nei late majority, che aspetti la vendita dell'usato, ma non credo, perché altrimenti saresti già al PES 2015. Non c'è la categoria qui. Non c'è la categoria, no. Qui. Però, per dire, vedete, i videogiochi, no? Una realtà molto vicina, diciamo, a noi. Sì. Ecco, molti vogliono prima, lo acquistano subito. Altri, magari, a cui piace il gioco, quel tipo di videogioco, non che aspetta PES, e cerca di capire se c'è differenza tra PES o il TIFF 2014, ok, si vede che più o meno, no? Mi piace anche a me. Però, cioè, capire il FIFA 2014, capire qual è, io lo devo comprare uno, quale, quali sono le differenze, ok? Poi abbiamo i laggards, i ritardatari, che rappresentano il 16% della popolazione a campione. Non è che sono ritardatari mentali anche qui, assolutamente no, sono gli individui che in base alla loro disponibilità a provare una nuova innovazione o nuovi prodotti possono essere definiti ritardatari. Cioè, nel senso, ritornando al discorso dell'S5 nostro, in questo caso un laggard è colui il quale compra l'S5 quando siamo arrivati all'S7, ok? Cioè, non se ne frega niente del fatto che era S5 perché lo sta acquistando dopo, non gli importava nulla degli early adopter, cioè non era un early adopter che seguiva le mode o la tendenza, non era uno che comunque aspettava ma voleva vedere se... Non appartiene Legard a nessuna delle categorie precedenti, ok? Però ovviamente lo acquista dopo. Guardate, io sto parlando di prodotti, Pensate, provate a pensare, immaginare anche nel settore dei servizi, è la stessa cosa. Se vogliamo parlare proprio di un qualcosa che non ha nulla a che fare direttamente con l'innovazione tecnologica, l'attività di assistenza sociale, no? Io creo un'attività di assistenza, che ne so, l'assistenza agli anziani o ai bambini, ok? I miei clienti non è che possono essere coloro i quali ovviamente sono early adopter perché vogliono subito, siccome ho dei bambini, voglio provare un pochettino quel servizio di babysitteraggio con me perché magari non sono molto contento di quello di cui avevo usufruito prima, ok?
posso far parte della fetta della maggioranza anticipataria, degli early majority, e va bene, posso far parte dei late majority, ma posso far parte anche della categoria dei laggards, cioè nel momento in cui mi serve l'attività, mi serve qualcuno che possa comunque accudire i miei ragazzi, i miei bambini, che svolga attività di ludoteca, di babysitteraggio, più o meno so che quell'azienda è brava, cioè quelle persone sono brave nel svolgere quel loro lavoro e mi affido alla loro azienda, affido il mio bambino a loro, ok? Quindi senza seguire tendenze, eccetera, eccetera. Mo' ci fermiamo però, dai, ci fermiamo 5 minuti, sennò poi siete troppo cotti. Spero che siano interessanti, no? Possono sembrare qualcosa di, magari di... ecco, di virtuale, di... però provate a immaginare, voi avrete poi sempre a disposizione queste dispense, anche un domani, nel momento in cui voi avvierete un qualcosa di vostro o farete parte di un qualcosa come risorsa, vedrete quanto vi tornerà utile riflettere su questi aspetti. Riflettere su questi aspetti. Se voi vedete, se noi ritorniamo un attimo indietro al discorso proprio di questa segmentazione, nel momento in cui io apro un bar, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Ci sono coloro i quali vogliono subito venire da me perché ho aperto, è qualcosa di nuovo. C'ho il cliente, l'early adopter tranquillo che so che viene. C'ho coloro i quali cominciano a venire perché sanno che sono arrivati prima gli early adopter, dice ok, vediamo di provare il servizio, che cosa stai offrendo. C'è anche lì, abbiamo la stessa segmentazione. Sia che si parli di innovazione a livello tecnologico, sia che si parli di innovazione nell'ambito sociale ed economico di una qualsiasi realtà produttiva. Ok? Va bene, dai, ci vediamo tra 5 minuti, 10 minuti, va? 5:35 riprendiamo.